Mentre nell'area dell'ex consorzio agrario sono in funzione le ruspe, la Federazione degli Amici della Bicicletta torna a criticare la scelta del comune di realizzare proprio lì, nel cuore della città, il nuovo market della catena Esselunga. Nella sede di FIAB, in via Lodivecchio, il presidente Giuseppe Mancini ed uno dei soci del gruppo, Domenico Carminati, hanno ribadito le loro perplessità su questo progetto che rischia di congestionare una zona della città già critica di suo. Sotto accusa è in particolare la viabilità in tutta l'area di accesso al supermercato, soprattutto in riferimento ai molti problemi che si creeranno per pedoni e ciclisti. Per transitare in zona, la cosiddetta mobilità dolce dovrà adattarsi a tanti ripieghi, peraltro non ancora del tutto definiti, per sfuggire all'assedio dei mezzi pesanti e delle auto che dovranno accedere ogni giorno ad Esselunga. Le questioni più critiche riguardano sia le due rotonde previste in Viale Vignate e in Piazzale Medaglie d'Oro, sia la rete di strade che si innervano dalla stazione ferroviaria. Ancora una volta si è preferito favorire i veicoli a motore, rilevano gli esponenti della federazione, a scapito della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini. Dietro il progetto Esselunga c'è un'idea di città che fa a pugni con la sensibilità maturata in questi anni da tanti lodigiani che chiedono maggiori spazi di vivibilità quotidiana. Il progetto comunque va avanti e dalla Federazione degli Amici della Bicicletta non resta che sperare in altri amministratori che aggiustino in qualche modo le cose.